La Pistoiese ha iniziato il girone di ritorno con il piglio autoritario della capolista, chiudendo le ostilità sul campo del Bastia dopo appena 5 minuti. Gli arancioni dimostrano di essere più forti del girone. I numeri che esprime il suo cammino lo dimostrano. Sono gli unici imbattuti del girone. Hanno vinto 13 volte e ottenuto 5 pareggi, realizzando 49 reti contro le 13 subite. Morgia è soddisfatto su tutto il fronte. Abbiamo dimostrato ancora una volta grande compattezza, grande forza e anche grande qualità, perché abbiamo fatto dei bellissimi gol, delle grandi azioni. La partita è finita dopo mezz'ora, poi secondo me è stato più un allenamento che una partita dopo. Le fortune della Pistoiese dipendono dalla forza del collettivo, dove brillano gli attaccanti. Bigoni con 18 reti viaggia ad un ritmo di un gol a partita. Sono contento, contentissimo, perché era importante ripartire con l'anno nuovo con una prestazione importante e dar subito un segnale che ci siamo allenati bene durante le vacanze e portare a casa i 3 punti, quindi è arrivato tutto questo bene così. Ora dimentichiamoci subito in fretta di oggi, perché domenica sarà tutta un'altra cosa. Minicleri ha già realizzato 7 reti, il brasiliano Toledo ha creato una decina di assist determinanti, siglando 5 reti, di cui 2 a Bastia. Guarda, sono contento di questa doppietta, in più contento ancora perché siamo riusciti a fare il bottino pieno, che era quello il nostro obiettivo, di portare dei punti che ci servono a casa. Quindi siamo riusciti, siamo contenti, dobbiamo continuare così, che secondo me è la strada giusta, senza mai sottovalutare nessuno, che secondo me le nostre caratteristiche vengono fuori, e in più dobbiamo essere bravi a seguire il mister, che ci sta dando la giusta idea. Abbiamo acquisito la giusta mentalità, dobbiamo soltanto metterci a disposizione di uno e uno che scende in mezzo al campo. Se si considera che l'assente Peluso con 10 reti è il vice cannoniere della squadra, il bottino complessivo delle 4 bocche da fuoco è di 40 reti. Si capisce lontano un miglio come la corazzata arancione abbia i requisiti necessari per arrivare in fondo meritata vincitrice.